Ciao a tutti, io sono Sara, ho una pagina e un canale di cucina vegetale dove cerco di veganizzare tutto ciò che può essere veganizzato. Quindi, tutto. Prima cosa dobbiamo ricavare due fette di tofu di queste dimensioni più o meno. È importante che le fette non siano troppo alte. Con il tofu avanzato ci faremo sicuramente qualcos'altro. Poi avremo bisogno di due cucchiai di acqua, un foglio di alganori fatto a pezzettini o a striscioline, due cucchiai di salsa di soia e il succo di mezzo limone. A questo punto uniamo tutti gli ingredienti in una ciotola. Non ci resta che immergere il nostro tofu nella marinatura ottenuta e lasciarlo riposare per almeno 2 ore in frigorifero. Dopo un paio di ore a marinare in frigo, il tofu sarà più o meno così. Ricordatevi di asciugarlo bene una volta tolto dalla marinatura. A questo punto non ci resta che passarlo nella farina, mi raccomando, coprite tutti quanti i lati, per poi immergerlo in una pastella a base di farina di ceci e acqua. L'ultimo passaggio prima della cottura è quello di passarlo nel pangrattato. A questo punto passiamo alla cottura. Io li ho fritti, ma volendo si possono cuocere anche in padella o al forno. Una volta cotti saranno più o meno così, la tripla panatura li renderà super croccanti. Per preparare la salsa tartara abbiamo bisogno di 3 cucchiai di maionese, del prezzemolo fresco, una manciata di cetriolini e di capperi tagliati a pezzettini. Uniamo ora tutti gli ingredienti fino ad ottenere una salsa omogenea. Siamo pronti per comporre il fish burger. Come base mettiamo del cheddar vegano, io l'ho fatto in casa perché non l'ho trovato al supermercato, vi lascio la ricetta per farlo in casa qui sotto. Poi mettiamo il nostro fish burger e infine la salsa tartara.